Pace bene a voi tutti, carissimi. Ci eravamo lasciati la volta scorsa, avendo il proposito di entrare nello specifico del secondo volume dell'epistolario di San Pio da Pietrelcina, cioè la corrispondenza che lui ha avuto con Raffaelina Cerase. Ci eravamo lasciati in un momento in cui si analizzava la crisi che intercorse durante l'epistolario, l'epistolario e quindi durante la relazione epistolare tra Padre Pio e la nobildonna. Una crisi che ha avuto le sue conseguenze particolarmente forti. Infatti Padre Pio aveva scelto di adottare il silenzio epistolare, non volle più spedire per qualche tempo le lettere alla donna, la quale iniziò ad avvertire con una certa pesantezza questo silenzio, non ne poté più e chiese anche l'intercessione di Padre Agostino, il quale fece la sua parte nei confronti di Padre Pio, invitandolo a ravvedere il suo proposito e a rivedere il suo atteggiamento. Addirittura lo rassicurò dicendo che ne aveva parlato a suo tempo con il ministro provinciale Padre Benedetto, chiedendogli possibilmente i termini del dialogo che ha avuto con Raffaelina, e Padre Benedetto non si ricordò molto, al che Padre Agostino disse: allora vedi, se non si ricorda lui, figuriamoci questa donna. E allora ecco le testuali parole di Padre Agostino: io credo inutile l'ansia tua. In tal modo tu vieni ad accrescere le sofferenze dell'anima stessa. Ti prego dunque di calmare la tua apprensione. Sortì effetto questa lettera in Padre Pio? No. Padre Pio rimase nel suo atteggiamento e non era disposto a dimenticare quell'episodio increscioso che evidentemente gli ha dato fastidio. Intanto Raffaelina ebbe uno sfogo epistolare nei confronti di Padre Pio bellissimo, e c'è da accapponare la pelle, sentite. È la lettera del 12 di luglio 1915. Voi continuate a farmi sentire il vostro silenzio, vostre testuali parole, dice Raffaelina a Padre Pio. Il confessore mi sgrida, voi mi tenete in broncio. Tacete, restate indifferenti al mio calvario, ed io mi trovo sola a lottare e piangere. La forza delle donne. Noi vogliamo uomini essere forti con i nostri pugni, con forza fisica. Le donne hanno la forza di una lingua che sa entrare nel profondo del soggetto a cui si rivolge e lo sa porre in crisi. In questo caso questa lingua è stata adottata per il bene, per la verità. Tant'è vero che Padre Pio ne poté fare giusta riflessione ed incominciò un po' a rientrare. Diceva: da qualche tempo in qua vi scorgo ben diverso con me. È sempre Raffaelina che si rivolge a Padre Pio mettendo in evidenza le sue difficoltà. Vedete, la povera donna incominciava a sentire i sintomi del tumore che l'avrebbe poi portata alla morte. Non ne fece parola con Padre Pio in nessun modo, fino a quando, lui lo venne a sapere anche tramite la sorella, e ebbe modo di poter esprimere la sua disapprovazione, dicendo: mi dispiace Raffaelina di come ti stai comportando. Io ti avevo detto che devi sottoporti alla operazione che poi riuscì. Al che la risposta di Raffaelina, senza remore, di fronte a questo atteggiamento piuttosto deciso di Padre Pio, fu la seguente, ascoltate: da qualche tempo in qua vi scorgo ben diverso con me, vi trovo severo, quasi ruvido e talvolta aspro. Abituata alla vostra dolcezza, mi sembra rigore ciò che è semplice giustizia.
Era il 23 settembre del 1915. Adesso è la volta di Padre Pio. Cosa rispose a questa lettera piuttosto forte? Padre Pio scrive il 28 di settembre 1915. Non so nascondervi, o Raffaelina, d'essere rimasto alquanto sconcertato per la lagnanza mossami, trovandomi severo e quasi ruvido e talvolta aspro. Io ammiro la vostra sincerità, ma vi sbagliate anche questa volta. Sentite ora. Purtroppo con voi, in special modo, avrei dovuto già a quest'ora farvi incominciare a sperimentare quello che mi venite attribuendo. Ci rivedremo a Foggia. Lì salderemo tutti i conti. Espressione forte che mise in crisi Raffaelina. Infatti, ella rispose il 3 di ottobre dello stesso anno. Tra le tante altre espressioni, cogliamo quelle che ci interessano. Mi dite a ragione che avreste da tempo farmi dovuto sperimentare il vostro rigore. E perché? Padre, ditemelo francamente, ve ne prego. A Foggia voi volete saldare i conti e quali, Padre Santo? Ditemelo. Non siate restio, ve ne supplico. L'inquietudine. Padre Pio rispose a questa lettera il 4 di novembre del 1915, dicendo: quello che tengo a dolermi un po' con voi è che vi siete data il pensiero di notificarmi questo affatto compiuto. E qui la precisazione che può essere utile a tutti quanti noi, carissimi. Bisogna sentire il suggerimento di chi ha cura di voi. Ci siamo intesi? Non mi dite, anche questa volta, essere io troppo esigente. Franchezza per franchezza, insomma. Sembra una partita di ping pong, perché deve avere la meglio chi più sa esprimere i propri sentimenti, volendo forzare un po' il testo. Ma sa di fatto che ci troviamo di fronte ad un clima piuttosto astioso in questi mesi che vanno da settembre a novembre del 1915, dovuto anche al fatto che Padre Pio era interessato da un atteggiamento piuttosto ansioso riguardo al suo rientro in convento. Era pressato dai suoi superiori perché dovesse ritornare in convento, ma ne abbiamo parlato anche in un altro appuntamento particolare. Non dipendeva da lui, ma una strana malattia che gli impediva di stare in un luogo diverso da quello che era la volontà di Dio. Sta di fatto che le tensioni ebbero il loro spazio. E qui veniamo alla terza fase, è quella più immediata, semplice, ed è quella della corrispondenza ormai di persona. Quando Padre Pio fu trasferito al convento di Sant'Anna di Foggia il 17 febbraio e poté avere relazione diretta con Raffaelina Cerase, la quale in quel contesto poté finalmente esprimersi per quello che era il suo cuore, per quello che era il suo desiderio. Certo, nei precedenti periodi si erano reciprocamente promessi un certo impegno di vedersi, ma fallirono entrambi, sia da parte di Raffaelina sia da parte di Padre Pio. Raffaelina si propose di raggiungere Padre Pio dopo l'operazione riuscita, ma fallì completamente. Ribadiamo, perché Padre Pio fu trasferito a convento di Sant'Anna in Foggia? Perché ormai la situazione di Raffaelina, che tanto desiderava confessarsi da Padre Pio, si era aggravata. E dietro la sollecitazione di Padre Agostino, ecco che il
La comunicazione venne il 13 febbraio dell'aggravamento della malattia di Raffaelina e il 17 ci si portò alla volta di Foggia. Grazie per la vostra attenzione. Pace e bene a tutti.